Bartolo Lettieri, vice sindaco di Sala Consilina, siamo un bel battesimo del fuoco, un'amministrazione che da poco è entrata in campo e si trova a combattere uno degli incendi più rovinosi del decennio. Oggi qual è il punto della situazione? Allora, io sono stato in comune questa mattina e sembrava che le cose andate bene, per cui a un certo punto, quando sono rientrato a casa, ho visto che non c'era fumo, non c'era nulla. Quindi pensavamo però, siccome che io sono sempre un po' scettico, che sarebbe spento il fuoco. Invece no, verso le 3 è ripartito. Quindi abbiamo allertato il sindaco, ovviamente io, subito magari, ahimè, sia per quanto riguarda l'elicottero che è venuto in maniera immediata. Per quanto riguarda il Canadair, purtroppo si è alzato il vento e quindi quando c'è il vento il fuoco, insomma, è come se si butta benzina sul fuoco, ovviamente. Quindi si incrementa Una la situazione veramente difficile, anche perché c'è un sottobosco molto resinoso, infiammabile e persistente. Ci sono, le istituzioni stanno notte e giorno presidiando, come lei in questo momento, a poche decine di metri, le vediamo sullo sfondo dal rogo. Tantissimi volontari, anche insomma il Salese non si è fatto pregare, ha messo il cuore, oltre l'ostacolo. Questo è vero, sì, gli operai della comunità montana, anche i volontari sono intervenuti, però purtroppo quando le fiamme sono alte possono fare ben poco. Anzi, abbiamo fatto noi, voglio dire, io qua, proprio la via che va a San Michele, e Mimmo dalla postazione abbiamo coordinato un po' sia il Canadair che l'elicottero. Della verità, perlomeno abbiamo scongiurato il pericolo imminente in serata, che scendesse qua verso le case, verso le abitazioni. Dopodiché, là sopra purtroppo riprenderanno domani mattina gli interventi di nuovo, perché Ecco, sembrava spento, intanto non è così. ricordiamo, cioè, del malumore a volte, cioè, ma perché poi interrompono? Insomma, dopo le 20, ricordiamo, né i mezzi aerei né di terra sarebbe pericolosissimo, sono pendii scoscesi, quindi ricordiamo, ci sono delle soste obbligatorie per legge e per la salute delle persone. Esatto, loro hanno gli orari obbligatori, inutile che uno guarda che è ancora giorno, potevano intervenire, cioè non è vero, loro hanno degli orari obbligatori, quindi una volta che dalla base li richiamano devono rientrare, pure perché è pure giusto così. Domani verranno di nuovo, domani mattina, e quindi spero che domani, nella giornata di domani, riusciamo a debellare il fuoco in maniera definitiva. O chissà, una pioggia salvifica a questo Magari punto. dovremmo pregare tutti quanti a San Michele. Purtroppo a volte magari speravamo che sia ieri che oggi avrebbe piovuto, non ha piovuto. A volte veramente che dobbiamo fare le preghiere perché l'acqua serve, se anche in questo caso sarebbe piovuto, sarebbe spento il tutto. Purtroppo il fuoco cova. Questo è un dato di fatto, è capitato già anche altre volte, per fortuna noi ci siamo sempre salvati. Questa volta, anche nonostante ciò, io però, nel mio pensiero, che grossi danni non ne ha fatto, soprattutto magari per il pericolo pietre quando poi pioverà o quando magari verrà il periodo invernale.